that is a very important moment in the life of the order. It's not just about administration or about canon law or about bureaucracy. It is also about fraternity and about spirituality. We have a mendicant spirituality, and in our mendicant way of living, chapter is key, is fundamental. So the chapter is not just about administration, it's also about the spirituality, and there is even a theology behind the chapter structure. We believe that God speaks through the dialogue of the community. The community is open to look together for the will of God, for the mission that God is sending to Carmel in the 21st century. But to do that, we have to be very humble. We have to be able to listen. We have to open our hearts. And that's why we have started the chapter singing Veni Creator Spiritus. We want the Holy Spirit of God to get into our communities, in our hearts, into our lives, and to change our hearts to fulfill the will of God in our lives. And that Holy Spirit of God provokes also a sort of mission. We feel committed with the project of God, with the kingdom of God, with the values of the kingdom of God. It provokes also a sort of a deep discernment. It provokes renewal. We need sometimes, we really need renewal in our lives. You know, sometimes we are closed in our little worlds, in our little prejudices, in our little structures, and we have to look beyond. And this is a wonderful occasion for that. We are people from so many places, and we are all Carmelites, and we live our charism together in a deep union, but with different expressions and different cultures and diversity that is also always enriching. And it provokes also, and I don't want to miss that, it provokes reconciliation and forgiveness. If there is anything that we feel hurt, or, you know, sometimes friars, we are experts in complaining, you know, the provincial never understood me, or when I was a student, they didn't allow me to do this or to do that, all these complaints. So if anybody of you are in that dynamic, I ask you to change a little bit, to let the Spirit of God to get into your heart in the spirit of reconciliation, forgiveness, peace, mission, and commitment. And I'm sure that in that way, like Elijah, the Holy Spirit of God will show us how to walk in this new period of our history and our life. Quiero terminar, para no alargarme mucho, quiero terminar esta... No voy a repetirlo todo, creo que más o menos entre el inglés y el italiano se ha entendido, pero sí quisiera terminar con una palabra a la que yo le doy mucha importancia, y en esta fase de mi vida, pues mucho más, que es la palabra gratitud, agradecimiento. Muchos de vosotros, con mucho cariño y con mucho afecto, me habéis preguntado, bueno, ¿cómo te encuentras, Fernando? ¿Cómo estás? Bueno, pues si yo tuviera que... Si quiero hacerme lo importante, digo que estoy muy cansado, cuando me quiero así presentar, como, ¿no?, muy cansado, pero si tengo que ser sincero, el sentimiento más profundo es el sentimiento de gratitud, de agradecimiento, por haberos conocido, por haber tenido tantas experiencias preciosas de fraternidad, de misión, de trabajo, problemas, jaleos, disgustos, todo lo que queráis, ¿eh? O sea, no oculto la realidad, ¿eh? Pero también experiencias muy bonitas, maravillosas, de fraternidad, el trabajo con estos hermanos del Consejo, a los cuales doy las gracias de una forma muy, muy especial a todos ellos, con los que he trabajado muy a gusto, con un espíritu muy bonito de fraternidad. En fin, por tantos y tantos motivos, pues hoy quiero dar muchas gracias a Dios y a todos vosotros por esta experiencia de estos últimos 12 años. Este día comenzamos nuestro capítulo, que hubo un momento fundamental en la vida de un orden religioso, sobre todo de un orden mendicante, perché noi come mendicanti abbiamo questa struttura capitolare, che non è soltanto una struttura, diciamo, canonica, amministrativa, non è soltanto quello. Il capitolo ha una forte dimensione anche spirituale. Il capitolo è un incontro di fratelli che stanno cercando insieme, con un serio discernimento, la volontà di Dio per noi in questi tempi, nel nostro momento. Il capitolo non è soltanto una cosa che dobbiamo fare ogni sei anni, perché
per la nostra amministrazione, per il nostro governo viene così indicato, è un incontro pieno di gioia, un incontro nel quale con molta umiltà, con molta maturità, con molta saggezza cerchiamo insieme cosa sta chiedendo Dio al Carmelo del secolo XXI. La spiritualità della maturità. Dobbiamo essere capaci di accettare che Dio parla anche nella diversità delle nostre opinioni, nell'incontro, nel dialogo, nella ricerca comune. E non sempre siamo capaci di accettare questo. Se non si fa quello che io voglio, non gioco come i bambini, no? Quando giocano al pallone, no? Non gioco più. Pensate un po' quanta maturità ci vuole per accettare un'opinione che la comunità ha preso come sua, anche se non è la mia. Anche se non è la mia. Abbiamo deciso questo, non è la mia opinione, ma io metto tutto il cuore e tutta la mia generosità per questo progetto comunitario. Dunque, umiltà, che è sinonimo di saggezza. I saggi sono umili, ascolto, apertura agli altri, ascolto nel senso più profondo cosa sta dicendo questo confratello, cosa veramente mi dice in questo momento. Los carmelis, spiriti.